Questo programma è offerto da Centro Avvolgibili. L'azienda nasce nel 1996 come un piccolo laboratorio artigiano a conduzione familiare, specializzato nella produzione di avvolgibili in alluminio, acciaio e PVC. Visti i cambiamenti del settore e le esigenze di mercato, per garantire soluzioni innovative, l'azienda ha sviluppato una nuova linea produttiva di controtelai termici, denominata Thermoblock Infinity. Grazie al duro lavoro e alla dedizione dei fratelli soci fondatori Giovanni e Giuseppe Costanzo, l'attività è cresciuta nel tempo. Negli anni, la Centro Avvolgibili ha ampliato la sua gamma di prodotti, con l'inserimento di cassonetti a scomparsa, controtelai in ferro, zanzariere, motori e accessoristica. Grazie alla rete commerciale, riesce a servire e a garantire supporto tecnico ai serramentisti, alle imprese edili, agli showroom e alle rivendite dell'intero territorio nazionale e internazionale. I risultati raggiunti non rappresentano un punto di arrivo, ma un punto di partenza per nuovi traguardi. Centro Avvolgibili, località Flaminio, Pianopoli. Farmacia Aloe, del dottor Antonio Vicente. Disbrigo pratiche sanitarie, elettrocardiogramma, holter cardiaco 24 ore, CUP centro unico prenotazione urgente, holter pressorio 24 ore, autoanalisi, MOC ultrasuoni, consegna domiciliare del farmaco gratuita. Farmacia Aloe, centro commerciale Due Mari, Maida. Acqua vita sana è qualità e benessere in movimento. Disseta la tua vita, bevi acqua vita sana. Sara Assicurazioni, una famiglia da 80 anni al servizio della Metini nel campo assicurativo. Sconti del 40% sull'assicurazione dell'auto, del 30% sull'assicurazione della casa e sull'assicurazione degli infortuni. Sara Assicurazioni, via Scaro Puzzino 2 e la Mezze Terme. Gioielleria Rocca, dal 1898 una tradizione tramandata da anni, dove potrete trovare marchi di alta qualità, quali International Diamond, D&D Gioielli, 1R, Michele Affidato e Mari del Sud, linea esclusiva ideata dagli stessi titolari. Inoltre sono presenti prestigiosi marchi di orologeria, Paul Picot e Accent. Gioielleria Rocca, Corso Nomistrano, La Mezza Terme. L'Officina del Pane, in via Francesco Ferlaino, vicino a Scuola Media Manzoni, La Mezza Terme. Il Bonsai, bar, ristorante, pizzeria, via della Vittoria, La Mezza Terme. Bar, pasticceria, gelateria, cioccolà, via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, alla Mezza Terme. Bentornati a tutti gli alunni, le alunne, gli insegnanti, i genitori, a tutto il mondo della scuola. Un buon inizio per questo anno 2016-17, che sia proficuo, interessante e divertente. Auguri a tutti. E anche noi insegnanti oggi, nel primo giorno, vogliamo augurare un buon anno scolastico a tutti i bambini e a tutti i genitori, che sia radioso, curioso, pieno di allegria e pieno di serenità. Un buon anno a tutti. You know our love can save it all. We've been together for so long. So don't give up.
Buongiorno, buongiorno. Non c'è Albino, non c'è Tonino. C'è una non bella, c'è nessuno. C'è una bella presenza che è Maria Giovanna. Mariuccia. Allora ricordo oggi 14 settembre, avete visto, sono iniziate le scuole, sì. Abbiamo sentito il messaggio che ha mandato il dirigente scolastico dell'edificio scolastico, facciamo un in bocca al lupo, a tutti gli studenti lametini, i ragazzi che vanno alle scuole, chi che per il primo anno è proprio alle esperienze scolastiche, i bambini di prima elementare, i genitori tutti emozionati, questa mattina era una bella atmosfera, devo dire l'augurio va a tutte le scuole della Calabria e d'Italia, da questa nostra piccolissima rassegna stampa. E chi più con una bella ragazza non potevamo presentare questa mattina all'inizio delle scuole con Mariuccia. Sì. Allora Mariuccia, innanzitutto perché è il nostro partner nella rassegna stampa con Omega 3, sì. E dovremmo fare altri servizi, sì, ci dobbiamo sì, organizzare sì. In questo periodo. Sì. Dici qualche novità, perché dopo abbiamo una persona delle novità, che ci deve raccontare delle cose importanti. Va bene, allora buongiorno a tutti, abbiamo delle novità su Omega 3, oltre a dei piatti nuovi che abbiamo inserito, quest'oggi faremo una giornata dedicata al cuoppo, quindi al cono napoletano, al cono di frittura. Ricordo che noi utilizziamo solo pesce fresco, quindi tutti i cuoppi che cucineremo oggi il, per il i nostri... Cuoppo. Il cuoppo, il cono napoletano. Il cuoppo, quello che ho fatto in carta. Sì, fatto di carta, no. Di cartoncino, è tutto pesce fresco. Ricordiamo che per fortuna ora riusciremo, in questa settimana stiamo iniziando i lavori per chiudere il gazebo fuori, quindi per affrontare l'inverno. Sì, perciò saremo anche clienti. All'esterno, ma all'interno automaticamente. All'interno, in un centro storico della città che è bellissimo, l'atmosfera sì, è bellissima. Cerchiamo di ravvivare Piazza Mercato Nuovo alla Mezza Terme. Ricordiamo che Omega 3 è un locale di aperitivi di pesce, quindi noi facciamo diverse tipologie di aperitivi di pesce. Solo pesce fresco. Bene. Quindi vi aspettiamo tutti i giorni dalle 19.30 in poi al nostro locale in Piazza Mercato Nuovo alla Lamezia. Ringrazio Mariuccia, ben in casa. Grazie a te. E a questo punto devo parlare di un'iniziativa che arriverà. Stai arrivando qua Gianluca. Arriva. Gianluca Scalise, scusa se ti tolgo, prego. È più bella la tua presenza, però Gianluca è un professionista che merita anche questa vetrina. Allora. Buongiorno Gianluca. Buongiorno a te Giovanni, buongiorno a tutti e auguri a tutti gli studenti che da oggi iniziano e inaugurano questo anno scolastico. Fra poco arriverà Tonino, mi auguro. Albino oggi non c'è perché è raffreddato, dobbiamo dire che quel nipote gli ha fatto prendere aria. Mi ha detto prima, sì. Mi ha detto prima che l'ho sentito, sono abbrafato, mi ha detto. Va bene, rauco. Va bene Gianluca, noi siamo qua per questa iniziativa. Vero Giovanni. Questa iniziativa, noi ne stiamo parlando in questi giorni, l'abbiamo annunciata, sabato 17 ci sarà questa evento alla mezza presso il Teatro Grandinetti. Parlaci di questa iniziativa. Che tu dovresti essere presente, esatto, mi sbaglio. Sì, sarò presente. Allora, spiegaci. Allora, questo è un evento che si ripete in forme diverse ormai da 5 anni. Da 3 anni a questa parte lo organizziamo a teatro con una manifestazione insieme all'ACMO. L'ACMO è un'associazione, una ONLUS, l'acronimo significa Associazione Calabrese Malati Oncologici, la sezione lametina è intestata a Mimma Colosimo. È un'associazione che aiuta proprio i malati oncologici con vari servizi e quella sera li scopriremo a teatro perché la manifestazione sarà divisa in 2 parti. La prima parte è una parte informativa culturale dove con la presenza della giornalista Giancarla Rondinelli, io conosco bene, un'inviata di Porta a Porta, inviata di Porta a Porta che è stata molto sensibile alla causa e parteciperà, ci sarà un colloquio leggero dato che la serata comunque è dedicata un talk show leggero su quello che l'ACMO fa, con 2 dottori molto importanti che sono il dottore Bonaventura Lazzaro e Vincenzo Cimellari. Allora saranno 2 momenti di serata, un momento di talk show e un momento di spettacolo o viceversa? No, prima talk show e poi spettacolo. Perciò insomma è interessante. È interessante, quindi saranno tipo 20 minuti, 25 minuti di talk show e poi 1 ora e 1/4 di spettacolo. Che, da non perdere perché da non perdere. La scuola Artur Mare di Lamezia guidata dal... Ma bravo maestro Gianluca Scalise, dal fratello ricordiamo. Da Daniele che si trova a Miami in questo momento. In questo momento sì, è in America, lui tornerà dopo lo spettacolo, tornerà il 23, quindi purtroppo quest'anno non sarà presente, però ci stiamo sentendo tutti i giorni, mi chiede come va, come sta andando, i preparativi. Volevo dire, per quanto riguarda l'ingresso, sarà a pagamento, sarà allora, un ingresso così? L'ingresso per tutti quanti è gratuito, quindi non è previsto nessun pagamento di alcun
ticket, però si richiede, e non è obbligatorio, ma speriamo che tutti siano sensibili, un contributo. Che andrà appunto all'ACMO. Andrà tutto all'ACMO. E quello che suggeriamo, almeno un minimo, sarebbe di 5 euro, però lo scorso anno c'è chi ha dato 20, chi ha dato 10. Quindi il contributo, ognuno il contributo comunque è libero. Che ci sia il pensiero poi, infatti, all'iniziativa. Ecco. Anzi, siccome per fortuna nei vari anni poi la sera dello spettacolo c'è stata diversa fila per fare poi questo contributo volontario per la donazione, consigliamo chi conoscesse magari la scuola o l'ACMO, i volontari, che di dare il contributo in anticipo rispetto a sabato, perché se dargli il contributo per il quale verrà data regolare ricevuta pure, dall'ACMO, certo, quella sera entreranno con una lista già preorganizzata. C'è così c'è un tipo di organizzazione. Sì, sarà più snello l'ingresso. Bene, volevo ricordare solo. Ora innanzitutto? Allora, l'orario che è importantissimo è alle 18.30, la location è il Teatro Grandinetti. Qui, al centro della benissimo, città. Benissimo, vero. Volevo ricordare, oltre a Giovanni De Grazia, che è tutta ST Television, che ringrazio perché supporta comunque la promozione di questa manifestazione, volevo ringraziare anche Nunzia Del Vecchio, che sarà sì, il certo, soprano certo. Nunzia Del Vecchio, che molto brava. È molto brava, farà un brano bellissimo da un'opera di Romeo e Giulietta, e ci sarà un valzer viennese, quindi Giovanni vedremo i ballerini volteggiare dietro le note del. Ne parleremo meglio, domani ci sarà appunto la conferenza stampa che si farà presso i nostri studi a località Comuni Condomini a Mare, al centro commerciale. Faremo diciamo un'oretta di conferenza stampa in presenza di tutti i giornalisti, dove loro spiegheranno come andrà la serata, perciò avrete modo di essere aggiornati su questa manifestazione che è importante per la ricerca. E appunto prima, fra poco arriverà Tonino, che ci sarà un'altra iniziativa alla Mesa. Ne appunto, ha parlato prima Tonino. Sì. Tonino è molto interessante, che mi auguro di seguire, lo seguiamo sicuramente perché lui è molto sensibile a queste iniziative. E lo inviterei a Tonino a parlare un po' con te di questa iniziativa, così dopo entro io e iniziamo la nostra rassegna stampa. Vabbè. Prego Tonino, puoi venire Tonino? Sì, prego, che ti può togliere? Facciamo una ola. Lo lascio qua Tonino, vieni Tonino. Chi subito lui musizza? È vero, vero. Sono troppo bene io. No. Si sente? Allora, sì. Ne parlavamo prima, Tonino. Abbiamo parlato con lui, diciamo, fuori campo. A noi tutte queste, voglio dire, iniziative, chiamiamole così, sì. Iniziative che riguardano gli ammalati oncologici, i bambini, quando si tratta dei donatori di midollo osseo. Noi come emittente siamo più che vicini, cioè noi supportiamo tutti perché, voglio dire, come ti dicevo, purtroppo in Calabria, voglio dire, l'incidenza dei tumori è molto, molto alta, almeno a giudicare da alcune letture, alcune cifre che ho, non voglio allarmare ovviamente nessuno, però ci sono zone dove alcune tipologie di tumori sono molto ma molto più accentuati, chiaramente possono derivare da tutta una serie di, non lo so, di condizioni ambientali, non lo so, io adesso non entro nel merito perché non vorrei dire qualche corbelleria e suscitare l'ilarità di qualche professore che si trova dall'altra parte, è vero? Comunque no. È una questione molto delicata. Questa è una, ovviamente è un'iniziativa, dirti che è un'iniziativa che noi appoggiamo con grandissimo piacere, no? Cioè ti ho messo al corrente che 24 sabato all'hotel Savant, qua alla Mezzia Terme, ci sarà un convegno su ambiente ed oncologia molto interessante, organizzato dall'Istituto Nazionale Tumori, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, mi pare, cioè siamo a livelli dell'Olimpo degli Dèi, voglio dire, da questo punto di vista. Poi sarò giorno per giorno, sarò molto più preciso, no? Perché è importante la presenza anche della stessa ACMO che sicuramente inviteremo
Quindi certo. Per dare ampio spazio ad una materia che purtroppo chi è? C'è vento. C'è vento. Quindi io che ti posso dire? Intanto se era possibile volevo aggiungere solo una cosa. Come no? Dimmi. E dare un valore aggiunto alla presentazione, insomma, di questa manifestazione, perché al di là della raccolta dei fondi, del contributo volontario che ha un'importanza altissima, penso ce ne sia, Tonino, un'importanza ancora più maggiore, diciamo. Sì. Che è quella della diffusione, quindi in questo momento mi rivolgo a tutti, ma soprattutto anche ai genitori che hanno dei bambini e degli adolescenti che si stanno formando nella loro vita, che è la diffusione della cultura della solidarietà. Ah, certo. Quindi al di là, infatti noi abbiamo detto il contributo è libero, se famiglia avete bambini non vi preoccupate, non dovete dare per forza il contributo, poi sta al cuore di ognuno. Però portare un bambino ad uno spettacolo di solidarietà e di beneficenza e nella sua mente mettere un piccolo seme del che si può fare del bene per gli altri, piuttosto che altri semi che si trovano per la strada che magari sono mi trovi, condivido al 100% quello che stai dicendo. Tu dici abituare già alla cultura della solidarietà, sì, già dalle scuole elementari, per esempio, sì, sì, a prescindere che lo dovrebbero fare i docenti, ma i docenti stamattina stanno già lì andando alla prima pagina del Corriere dello Sport, probabilmente. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Guarda, noi ti ringraziamo davvero. E io ringrazio voi. Ti ringraziamo davvero. Noi, ripeto, come emittente siamo a disposizione di tutti. Noi siamo una porta girevole. Venite qua su Po Corso, Trasiti, Bassittati, ed esponete le vostre cose, soprattutto quando ci sono iniziative di tale spessore. No, noi siamo vicini a tutti quanti. No, anche noi vogliamo contribuire alla diffusione della cultura, come dice il mio caro amico, della solidarietà. Noi siamo qua pronti, ti ringrazio. Bene, allora ricordo al Teatro Grandinetti, sì, sabato 17 settembre, quindi in questa settimana. Vero. Mancano pochi giorni, alle 18:30 c'è questo magnifico spettacolo di beneficenza, Broadway. Sembra quasi, leggendo, no? È come esorcizzare il no. Questa brutta malattia, no? Cioè, avete dato un nome a questa serata che sul piano teorico stride un po' con l'argomento sì, molto delicato. Però esorcizzarla, no? È come vedere i clown portare un sorriso ai bambini. Infatti. Quindi mi fa piacere. Quindi lo spettacolo sarà leggero, Tonino, si parla di ballo e saranno tutti balli molto divertenti e interessanti da vedere, sì, sulle no, musiche dei musical di Broadway, quindi perfetto, quindi dancing, non appesantirete, flash dance, molto bellissimo, con costumi eccezionali, bellissimo, possiamo andare avanti. Poi c'è la ciliegina sulla torta che non poteva mancare. Presenta lui spettacolo, il mio alter ego. No, non è una presentazione, perché presentare è una cosa... Giova, per cortesia, presenta lo spettacolo il mio alter ego qua, Giovanni De Grazia. Quindi, questo è già, come posso dire, un prodromico al successo della serata. Grazie Gianluca, vai al tuo posto. Grazie tante, davvero. Grazie e buona giornata a tutti. Eccoci qua, cambiamo un po'. Allora, stamattina abbiamo iniziato con le scuole, abbiamo iniziato con questa bellissima manifestazione, non mancate, io non sono un presentatore, sarò giusto che farà da tra il talk show e lo spettacolo. Però è anche importante proprio per come l'hanno impostata, no? Giustamente rendere leggera la serata, no? Allora, prima di andare avanti, oggi abbiamo argomenti, volevo oggi i nostri amici sponsor che ci accompagnano, vi ricordo Gioielli di Rocca in Corso Numistrano alle Venezia Terme, saluto a Stefano e Giovanna, poi abbiamo AP Calzature, Scarpe, località Sabutani in Via del Progresso alle Venezia Terme, sconto il 50% ancora su tutto la merce in magazzino, abbiamo Cioccolat, Bar Pasticceria in Via Salvatore Vezzi e Lucia Precenzano, Bonsai, Pizzeria e Ristorante in Via delle Vittorie alle Venezia Terme. Volevo ricordare il Food Senza Glutine in via Adda 28, aprirà a fine mese, in primi di ottobre, un franchising numero 1 in Italia. Tutti i prodotti per celiaci, personale specializzato, seguiti attentamente da Grande Rossana, convenzionata ASL, molto importante, appunto apre a fine settembre, primi di ottobre alle Venezia Terme. Poi abbiamo la CIMI, climatizzazione civile e industriale,
La CIM si occupa dal 1988 di impianti per abitazione, alberghi, supermercati, ristoranti. Responsabile tecnico Mario Stella. Si eseguono consulenze gratuite, l'azienda è specializzata nella post vendita, scusa, la manutenzione e assistenza. Si trova in via del Progresso della Mezza Terme, proprio di fronte a ex Capannoni Mercuri. E volevo ricordare la piscina comunale, che è aperta dall'inizio di settembre e fino al 30 ottobre. Vi ricordo l'iscrizione, avrete lo sconto del 50%, oltre ad avere un 30% di sconto sull'abbigliamento completo per piscina. Vi ricordo la piscina comunale alla Mezza Terme. Allora, no, e poi effettuiamo esami radiologici ed ecografici direttamente a casa del paziente senza spostamento, perciò a domicilio. Il servizio è disponibile per tutte a seguito di richiesta medica, perché molti chiamano senza richiesta medica e non si può fare, perciò è obbligatoria la richiesta medica. Vi ricordo che potete rivolgervi in via Giuliana alle Mezze Terme, numero di telefono 0968 1951 287. Bene, la prenotazione è tutto gratuito. La prenotazione. Poi allora, Tonino, abbiamo iniziato proprio col filmato, con il messaggio della dirigente scolastica, dell'edificio scolastico, di una maestra, e abbiamo visto i bambini che entrano a scuola. C'è un'emozione, una bella atmosfera. Tu l'hai vissuta questa emozione con i tuoi nipotini. Insomma, no, è una emozione che si prova ogni anno, e non ti nascondo che ha un suo fascino questa, la prima giornata di scuola, che stride ovviamente, Giovanni. È inutile dirlo, questa magnifica giornata, no, del suono della campanella. Stride con un traffico impazzito in tutta la Mezza Terme, mi giungono notizie allarmanti, cioè proprio una cosa vergognosa, ma non voglio. Io ho incontrato Zucco stamattina alle 7 del mattino, però prima di andare su questo argomento, che è importante, Tonino, so che hai tanti argomenti importanti stamattina da parlare, proprio sulla viabilità, sulle cose, volevo ricordare che mentre facevo le riprese guardavo i genitori, se è un'impressione mia, la sicurezza di portare i bambini a scuola, stare tranquilli, cioè avevano quella serenità, cioè questa serenità, mi auguro che questa serenità rimanga sempre nei genitori e nelle scuole, perché poi succedono delle cose che non dovrebbero succedere, la sicurezza delle scuole, cioè un genitore è tranquillo quando un figlio va alla scuola. È in un ambiente dove il bambino... Pensavo ai ragazzi del terremoto, io stamattina. Certo, ma i bambini sono tutelati al 100%, lascia perdere, una rondine non fa primavera, può succedere anche qualche episodio che lascia un po' a desiderare, però voglio dire nel 99% dei casi, cioè a scuola, la scuola è un ambiente sano, è un ambiente che tutela sotto ogni profilo i bambini o i ragazzi. Ci mancherebbe. Scuola Mela Marci c'è dappertutto. Oh mamma mia, Giua! Purtroppo capitano alcune volte episodi che ti lasciano la mare in bocca. Vabbè, ma non entriamo perché siamo una bella giornata di scuola, che sia un anno bello per tutti. Guarda, la giornata è splendida stamattina, veramente non poteva incominciare la scuola sotto migliori auspici, anche sotto l'aspetto meteorologico. Allora noi siamo contenti, mi pare, io stamattina in questo momento ho aperto il giornale, pare che c'è stato anche, ovviamente non poteva mancare, il saluto da parte del primo cittadino, del sindaco Paolo Mascaro, del nostro primo cittadino ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti, eccetera. Voglio ricordare a Paolo, è importante la sicurezza, ormai qua non vogliamo creare nessun allarmismo, Paolo, ci mancherebbe altro. Però, ripeto, sulla scorta emotiva di quello che sta succedendo, è successo, è opportuno incominciare a lavorare in maniera alacremente sul campo antisismico. Quindi non diciamo nulla di nuovo con Giovanni qua, né vogliamo creare facili allarmismi, non è nel nostro costume, anzi, noi qua come rassegna stampa stemperiamo sempre tutto con le nostre battute e la nostra ironia. No, non ci prendiamo sul serio io e lui,
no? Come invece magari fanno altri, noi ne abbiamo sul serio, pur entrando ovviamente nel merito di argomenti molto importanti. Avete visto prima come abbiamo iniziato la segna stampa su questa manifestazione, su un problema serio e importante. Abbiamo c'è un dubbio. Tonino, parlavamo della viabilità, è vero, questa mattina c'è stato proprio un po' di confusione per la viabilità, specialmente Piazza della Repubblica, intasata, parecchie vie, c'era un po' di confusione. Io stamattina ho incontrato Zucco all'inizio della mattinata, alle 7 del mattino, e mi dicevo che loro ce la mettono al massimo, anche col poco personale che hanno, però dobbiamo ringraziare anche i VAT, i volontari che ce la mettono tutti, però sono sempre poco, Tony. Il problema della nostra viabilità c'è stata sempre, ma quest'anno è aumentata, secondo me, Tony, è aumentata per quel problema che c'è per le Repubblica, non solo. Viadda, i marciapiedi a lunghi, a larghi, non c'entra neanche un pullman. C'è la concezione sul piano urbanistico di ridisegnare la città in modo naif, cioè arabesque. Io un dei un mai visto qua marciapiedi così arabescati. Cioè, voglio dire, ma che è una nuova tendenza? Noi dobbiamo essere molto pratici, dobbiamo andare sul pratico, dobbiamo fare in modo che il traffico, sia l'aspetto pedonale che l'aspetto veicolare, no, vada in maniera molto fluida. Cioè, voglio dire, caro Zucco, caro comandante, bisogna organizzare un tavolo tecnico e mettere mano al piano della viabilità una volta per tutte. Piano della viabilità significa parlare in maniera complessiva della viabilità che riguarda la Lamezia Terme, perché qua noi interveniamo sempre, mettiamo sempre una pezza, e questo non va bene, perché magari rendiamo fluido il flusso veicolare da un lato, però lo appesantiamo dall'altro. Che significa? Vuol dire che non lo abbiamo affrontato complessivamente. Io la vedo così. Qua come ST Television noi andiamo a guardare anche qualche cosa che faccia ridere, sorridere, ma anche riflettere. Vi ho detto, caro comandante, salendo da via Colombo, quindi provengo da via Generale della Chiesa, salgo e mi vado verso il tribunale, tanto per intenderci. Allo stop mi devo fermare, c'è il semaforo, no? Rosso, e quindi io sono obbligato a fermarmi, giusto? E mi fermo. Quando il semaforo diventa verde e io devo andare sulla destra per Viale Costanzo, per Via Adda, cioè anche il semaforo diventa verde per i pedoni, cioè diventa verde per me che giro a destra, e in quel momento è verde per i pedoni, quindi sul piano teorico io posso rimanere bloccato, via libera, bloccato dopo appena un metro e mezzo, perché magari mi passano 50 persone, cioè voglio dire, vogliamo liberare quel semaforo, cioè nel momento in cui scatta il verde, no? E io vado sulla destra per via Leonardo da Vinci, tanto per intenderci, volete mettere il rosso, volete fare qualcosa, mi sembra ridicolo, no? Si passano 50 persone, io rimango bloccato là, cioè sono piccole cose, piccoli accorgimenti, anche la zona semaforica va rivista. No, va rivista, va rifatta, no, secondo le esigenze della viabilità, ma io non credo che ci voglia un ingegnere qua, comandà, qua ci vuole solo un pizzico di buona volontà, mu va sittata a un tavolo, no, lei con i suoi collaboratori, l'ufficio tecnico, chi è preposto a tale compito, quindi risolvere il problema. Non mi pare che Tony, dopo aver parlato della viabilità di tante cose,
Mi è arrivato questo messaggio della zona di Santo Feme, delle palazzine. Adesso mandiamo l'immagine, le foto che ci hanno mandato, tu le stai vedendo già qua le foto. Stiamo parlando, mi è arrivato questo messaggio: Giovanni, per favore, vieni a farti un giretto alle palazzine popolari di Viale delle Nazioni a Santo Feme. Hanno iniziato i lavori tempo fa e sono 4 mesi che sono fermi, non sa perché sono state fermate. Insomma, qua ci sono le fotografie che state vedendo, è tutto un cantiere. Stiamo parlando di Santo Feme, le persone hanno difficoltà a entrare nelle abitazioni, impalcatura a destra e a sinistra. Come vedete, questo portone è con una pedana che veramente ci sono delle persone con portone di handicap, se cadono nella buca, insomma, cioè, ma del Picasso se ne è fregato. Cioè, quando noi stiamo mandando le foto, quando noi abbiamo le immagini, ecco perché invitiamo i nostri amici, i nostri compaesani, i nostri concittadini. No, mandate foto, mandate video, mandateci notizie su tutte le criticità a cui purtroppo siete soggetti. No, mandate, non vi preoccupate, ci siamo noi che poi le divulghiamo, foto, video, e così sono alla mercé di tutti e arrivano anche nei quartieri alti, laddove si decidono le nostre sorti. Che cosa dobbiamo aggiungere a questa immagine? Giustamente la gente, non lo so, vuole un ambiente vivibile, non mi pare che chieda molto la gente, no? Ah, infatti, se tu vedi questo portone con queste cose pericolosissime, lo stiamo vedendo l'immagine, con queste pedane messe proprio all'ingresso di un portone, è veramente un pericolo. Cioè, ma mette anziani, portatori di handicap, disabili, cose. Abbandonare così i quartieri, diciamo così, e parliamo di Via delle Nazioni a Santo Feme Lamezia. A Santo Feme Lamezia, che per la verità, no. Intanto voglio dire, ci sono alcune zone che sono un piccolo gioiellino, sono piccoli gioielli, no? Ci sono zone a Santo Feme che sono molto belle, diciamo la verità, però Santo Feme è un po' tenuta, no? In disparte spesso e volentieri. Attenzione come viene tenuto in disparte San Biase, detto tra di noi, non è che San Biase, eppure paradossalmente San Biase ha avuto negli anni, negli ultimi 20 anni, 30 anni, tantissimi amministratori importanti, ha avuto un presidente della provincia, ha avuto consiglieri regionali. Cioè, voglio dire, San Biase, pur contando personaggi di alto spessore, eccetera, in politica, per la verità, ringraziando a Dio, si danno saluto tutti, no? Non ho così per dire, come notizie a margine, diciamo. No, e volevo dire che segnalate che noi, come vedete, noi mandate il WhatsApp, le foto, noi il giorno dopo ne parliamo con le segnalazioni. Segnalate. Logicamente arrivano tante segnalazioni, qualcuna sono tutte da valutare, le valutiamo insieme a Tonino, perché giornalisticamente delle segnalazioni non li possiamo... No, segnalazione, attenzione, quando... Devono avere un interesse pubblico, certo. Perché qualcuno mi dice, c'è quello che mi ha piato un muretto dalla casa, ma è un terreno mio, le cose private in rassegna stampa non ne possiamo parlare, perché ci sono altri uffici preposti. Sì. Noi possiamo parlare solo, se Tonino sbaglio correggimi... No, non è perfetta l'analisi, ci mancherebbe. Valenza pubblica, che sia chiaro, perché mi arrivano un sacco di messaggi, marito mi ha minato, cose, là c'è la procura della Repubblica, noi non possiamo farci niente perché sono cose private. Ci dispiace ovviamente. Di tutta la situazione che succede. Però non è che potremmo denunciare un fatto in televisione. Noi non siamo le persone che hanno un marito meno una mugliere, una mugliere meno hanno un marito. Oppure, caccia fuori dalla casa. Quando ci sono cose private è giusto che non me le mandate, perché noi ne parleremo mai. Ma no, ma che facciamo? Se no facciamo veramente a brodi di ciceri. No, ma non nell'etica giornalistica non esiste che si parla di una cosa privata. Certo. A meno che non sia una comunicazione da parte della Procura delle Repubbliche o delle forze dell'ordine. Certo. Allora, questa parentesi, torniamo alla Gazzetta del Sud. Ieri la Mulservizi, parliamo della Mulservizi, che ne parliamo tutti i giorni, i dipendenti proclamano lo stato di agitazione. L'assemblea dei lavoratori lamenta i ritardi nei pagamenti, gli stipendi e mezzi obsoleti.
se non verranno pagate entro domani le mensilità, sarà organizzato un sit-in di protesta. Noi ne stiamo parlando da una vita di sta cosa. Prova, io ho pubblicato un post ieri che è stato molto commentato, ovviamente, riguardo a questa vicenda qua. Ho detto è giusto. Quando si tratta del vil denaro, subito i sindacati no, sanno toccare le corde, no? Le corde dei lavoratori, no? Si tratta di soldi. Quindi ecco che balzano la triplice alleanza, CGL, CISL e UIL, no? Ad fare le barricate e a minacciare un sit-in di protesta, eccetera, ma magari sindacati. Certo, c'è gente che è monoreddito e quindi quando non lo paghi un mese, non lo paghi due mesi, stai arrivando al terzo mese, cioè praticamente saltano gli equilibri in famiglia, sono perfettamente d'accordo. Però cari sindacati, oltre all'aspetto penale, ci sono aspetti di natura organizzativa che voi non avete mai affrontato, perché non ve ne fotte nulla. Parliamoci chiaro, abbiamo avuto 3 mesi di scarica a cielo aperto in tutto il territorio, buio pesto. Dobbiamo ringraziare le associazioni e soprattutto la Malgrado Tutto per la cura del verde e del decoro urbano e la Multiservizio non c'entra niente. L'acqua ha mancato per giorni, settimane, eccetera, e non ci ha fottuto niente a nessuno. I mezzi, parlate di mezzi obsoleti, quando è successo il fatto del pullman che ne stiamo parlando, che è camminato da solo, ti ricordi? Certo. Che abbiamo rischiato una strage, dov'è? Nessuno ne ha parlato. Non solo. Si è nascosto anche il fatto. Prova. Bisogna intervenire sulla manutenzione degli automezzi, perché oltre agli autisti, quindi oltre ai lavoratori, no, ci sono gli utenti. E non possono rischiare la vita utenti e autisti e lavoratori. Mi sembra proprio uno più uno che ha due. Che cosa ho voluto dire? Cari sindacati, l'organizzazione del lavoro, da quand'è che non la toccate? Ci sono problemi oggettivi all'interno della multiservizi, però incrociamo le braccia perché cacciano i sordi a mezzo. E no, ed è facile sobillare le folle, i lavoratori, quando si tratta di denare, no? Quindi, cari sindacati, appropriatevi della vostra mission, no? Avevate una volta e non avete più. Appropriatevi, cercate voi di sindacati, i sindacalisti, perché la multiservizi ci sono tantissime cose che non vanno bene, usano pure i pezzi a mezzi di strade, ma nessuno ci vuole mettere in mano. Poi quando si tocca la taschita, come dici? La taschita, Giova, subito i lavoratori, metti la taglio vista. E dici, a me è troppo comodo. No, voi avete inserito, nello stato di agitazione, avete inserito qualche altra cosina, per, no, mugliettate un pochino di purvirata, perché non si può parlare solo i sordi, sennò c'è una brutta figura. Quindi ci avete aggiunto altre cosettine. Che non hanno ragion d'essere, perché sono anni che non toccate questi aspetti. Avete mai fatto un sit-in di protesta per l'automezzi su Cunzata con gli allievi? Io non vi ho visto mai che avete incrociato i bracci avanti a Multiservizi, mi dici, oggi non usciamo perché i mezzi non sono idonei, noi non vogliamo rischiare la vita. L'avete mai fatto? No! Stavate aspettando mo'. Quindi ecco perché non mi convincete, non mi convincerete mai. Faccio dubbi, carbonate e sorda. Non mi convincerete mai. Cosa vuol dire questo che stamattina? No, ci sono. Poi che volete, no? Siamo distratti. da Giallo Canarino. Sì. Allora, andiamo avanti. A proposito, quest'estate c'è stata una bella operazione da parte della Polizia Municipale. Che si è trattato di prostituzione, che ha riguardato un po' in tutta la regione, però è stata un'operazione che è stata eseguita dai vigili, è stata continuata le indagini da parte dei vigili urbani della Mesa Terme. Parliamo dell'operazione On the Road, si parlava di prostituzione. Ieri c'è stato un incidente probatorio e devo dire, per la prima volta, una delle prime volte in Italia,
le ragazze che venivano sfruttate in prostituzione hanno confermato e accusando che venivano sfruttati i loro aguzzini, in genere hanno paura, poverine, anche no? Questo è un cambio di mentalità sulla prostituzione. Ma Giova, diciamo che è un caso, diciamo che hai detto bene tu, è avvenuto una cosa, un fatto rilevante. Perché di solito sono prese dalla paura queste ragazze perché vengono sfruttate. Invece è importante? Guarda, giustamente. Pronto? Adesso continuiamo, scusate queste interruzioni. Sì, mi dica. Sospendo? Sì. Sì. Ah. Allora. Francesco, partiamo da adesso. Eravamo rimasti alla prostituzione, finale. Alla prostituzione, quindi allora, andiamo avanti. Tonino, abbiamo altro argomento. Poi, allora, dopo questa notizia appunto dei vigili urbani, di questa operazione. Sì, di questo è stata una bella operazione. Hai detto bene tu, hai sottolineato un aspetto molto importante. Io mi auguro che avvenga in tutta l'Italia però. Cioè per la prima volta le vittime hanno confermato nome, cognome e circostanze dei loro aguzzini. E riconosciuti. Eh sì, ma sarebbe bellissimo che tutte queste schiave del sesso, perché sono tenute veramente, è come se fossero tenute a pane e acqua, con i catini, povere sconsolate, no? Ecco perché vi dico io, no? Quello che vi prego, quando... Cerchiamo anche in questo campo, no, di essere dalla parte di queste ragazze, no? Nel 99% dei casi, no, sono schiave, sono ridotte a schiavitù. Non guardate l'aspetto ludico sportivo. Allora, caro Tonino, andiamo avanti su altre notizie. Sta per nascere il forum lametino del terzo settore. Il 26 settembre si terrà al Parco Peppino Impastato la pre-assemblea costituente. Entro ottobre sarà convocata l'assemblea per la nascita del nuovo coordinamento. Sono inviate a far parte tutte le associazioni presenti all'Interland, caro Tonino. Pronto? Sì, no, mi è arrivata, guarda, ecco questo messaggio. Mi dice via Enrico Toti, però non abbiamo un'altra segnalazione. Qua sì. Arriva una segnalazione. Sta caricando. La mattina ancora. Certe volte non c'è bisogno neanche del giornale perché ci arrivano tante di quelle segnalazioni che non sono sui giornali, che noi potremmo fare la rassegna anche senza giornale. Sì, Giova, perché. Ma questa chi sta là, come posso dire, alla nostra televisione è questa, ci deve essere una sorta di sinergia tra loro e noi. Cioè i cittadini dicono, ma noi scusa, perché baccagliamo? Avvi la televisione, portate le mano. Avvi la televisione che è dalla parte nostra, o no? Certo. E quindi si hanno sentire, in ogni modo, fatelo. Ricordando sempre quello che ho detto prima, mai cose private. Che no, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora, andiamo, appunto stavamo parlando di questo, sta per nascere questo forum lamentino del terzo settore, caro Tonio, tu sei informato? Sì. No, intanto coinvolgono tutte le associazioni presenti nell'Interland, quindi il 26 settembre ci sarà questa preassemblea del Lametino. Di che si tratta, Donè? Perché magari a casa non... Quando parliamo di terzo settore, no, parliamo di servizi alla persona, quindi... E consentire a tutti i cittadini perché fruiscano dei servizi che aspettano loro, poi i soggetti deboli e svantaggiati, cioè la parte più delicata, più importante è questa, quindi curare questa materia è molto importante. Alla Mezia abbiamo tantissimi purtroppo i casi, in alcune famiglie ci sono ragazzi ed adulti che sono purtroppo impediti da patologie gravissime, eccetera. Quindi questo terzo settore, questa assemblea
è importante perché poi abbraccia tutto il nostro Interland e verranno, credo io, intraprese tutte quelle iniziative per rendere più agevole la vita di tantissime persone, ripeto, soprattutto quelle che vivono in stato di povertà, svantaggiati, eccetera, eccetera. Quindi credo che sia questa poi la... Allora, intanto c'è a Falena questo successo, raccolti 1.300 euro per i terremotati, il successo della festa solidale promossa dal Proloco di Falena. Ecco, quando dicevo state attenti alle Proloco, ai ristoranti privati, non alle Proloco, chiedo scusa, ma anche Proloco non riconosciute, che organizzano queste sagre per Amatrice, state attenti, ecco, Falena ha fatto un buon lavoro, come l'hanno fatto altri. State attenti perché c'è sempre... Che hanno raccolto dei soldi documentati e sono stati mandati pronto nelle zone terremotate, complimenti. Sì, c'è sempre gente, purtroppo, non vi meravigliate, c'è gente delle Iene, gente che approfitta di queste situazioni per incamerare denaro, non vi di meravigliare. C'è quello che sui morti ci specula, non gliene fotte nulla. Ci sono purtroppo anche questi soggetti. Non dimenticate quando ci fu all'Aquila il terremoto, ci furono quelle intercettazioni telefoniche, no, e ambientali. E quelli là godevano perché parlando tra di loro di Giamone e Gimini i sordi. Quindi parlavano sui morti. Quindi non ci dobbiamo meravigliare che c'è anche questa categoria di persone, di pezzi di merda, ci mancherebbe altro. Tonino, hai qualche notizia del Quotidiano del Sud? Perché io guarda, notizie sul Quotidiano del Sud, non vuol dire nemmeno Pischezzo che c'è qualcosa che ne piace da panza. Pasqualino che è molto attento, diciamo. Dunque, intanto domani ci sarà l'inaugurazione a Lamezia della sede regionale di Sinistra Italiana, sarà presente... l'onorevole Fratoianni, quindi alle 18 sul corso Giovanni Nicotera ci sarà un'iniziativa pubblica, eccetera, quindi c'è questa apertura della sede regionale di questo nuovo soggetto politico. Altro, ecco, c'è un allarme meteo per il Lametino, qua leggiamo sul giornale, segnalato il rischio frane, non vogliamo fare, come si dice, agelli di malagurio, però c'è questa finestra che pare che ci sia maltempo di livello 1. Quale periodo? In questi giorni. Sì. Però diciamo che insomma è giusto che ci sia l'allerta, fanno bene ad allertare sempre la popolazione, perché ormai la meteorologia è un po' cambiata. Domenica era presta pioggia, poi c'è stato il sole, è arrivato insomma, guarda che c'è un cambiamento climatico enorme. Ormai si è, come si dice, si è tutto quanto, abbiamo un clima. Ci siamo tropicalizzati. Tropicalizzati, non c'è dubbio. Basta vedere il mare come è riscaldato, il riscaldamento delle acque. Abbiamo pesci e abbiamo pesci che non assolutamente stato nel Mediterraneo, no, perché evidentemente anche il riscaldamento delle acque, qua ci sono pesci che una volta erano nei mari tropicali, no? Quindi adesso si trovano proprio. Bene, non abbiamo finito per oggi. Abbiamo finito Albino per non c'è oggi. Albino, ti salutiamo, Albino, riprenditi e abbracato, pare che dicono che è abbracato, ha perso la voce. Ma ha detto, come si dice in italiano, abbracato, mi ha detto. Rauco. Rauco. Questo è contento pure per il nipote. Sì. Allora, ci vediamo domani. Domani ci vediamo. Vi preghiamo, noi vedete qua come abbiamo fatto ricorso al telefonino, come abbiamo fatto ricorso ai vostri messaggi. Chiamateci. Noi, ripeto, vogliamo... Se ci mandate foto documentate è meglio. Ma sì, ma quando diciamo che vogliamo essere la vostra voce, non lo diciamo perché siamo alla ricerca dello share o dell'Auditel. No, assolutamente. A noi non ci interessa questo. A noi ci interessa svolgere un ruolo che abbia, come posso, un senso. Rilevanza sociale. Certo. Ci vediamo domani. Ciao a tutti, seguite la programmazione di SD Television e vi ricordo Lamezia in strada. Vogliamoci bene. Arrivederci. Ciao.
c'è la luna a mezzo mare, mamma mia, mamma retare, figlia mia, chi t'ha dare, mamma mia, pensaci tu. Se ti dogno un scarparo, il vene, se impali e se ne ammanuteni. Se ci pia la fantasia, e risunia sta figlia mia, oi mamma, mi vuoi giù marità, oi mamma, mi vuoi giù marità, oi mamma, mi vuoi giù marità, figlia mia, chi t'ha dare, mamma mia, pensaci tu. E c'è la luna a mezzo mare, mamma mia, mamma retare. Figlia mia, chi t'ha dare, mamma mia, pensaci tu. Se ti dogno un muratore, illu veni, sempre a cazzola a mano teni. Se ci pia la fantasia, mi cazzunia sta figlia mia. Oh mamma, mi vuoi giù marità. Oh mamma, mi vuoi giù marità. Oh mamma, mi vuoi giù marità. Figlia mia, chi t'ha dare, mamma mia, pensaci tu. C'è la luna a mezzo mare, mamma mia, mamma retare. Figlia mia, chi t'ha dare, mamma mia, pensaci tu. Se ti dogno un pisciaro, il luvene, sempre piscia a mano teni. Se ci pia la fantasia, mi pisci mia sta figlia mia. Oh mamma, mi vuoi giù marità. Oh mamma, mi vuoi giù marità. Oh mamma, mi vuoi giù marità. Figlia mia, chi t'ha dare, mamma mia, pensaci tu. Figlia mia, chi t'ha dare, mamma mia, pensaci tu.